Salve, buongiorno e benvenuti. Io sono Violetta e questa è una nuova lussuosa puntata di Ficcanaso, il vostro seguito personale, che oggi è un levriero afghano perché è una puntata lussuosa, sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo Hollywood. Ci avviciniamo al Natale, quindi anche alla fine dell'anno, e tra poco tireremo le somme su questo anno di ficcanasaggio. Ma oggi parliamo di una delle star più amate e popolari al mondo. Sì, lo so che lo dico sempre di tutti, ma è che mi piace dirlo. Pesse caruccia, no? Una star che quest'anno è stata protagonista di Suicide Squad e che sta per tornare a giorni in sala con una nuova pellicola profonda e romantica, Collateral Beauty. Signore e signori, sto parlando di Will Smith. Oggi vi dirò tutto quello che non sapete e che non avete mai osato chiedere sul divo. Scheda: Willard Carroll Smith Jr., detto Will, è nato a Filadelfia il 25 settembre 1968. 48 anni. Ammazza, si porta bene. Si porta proprio da gran signore. È un attore comico, rapper e produttore cinematografico statunitense. È il secondo di 4 figli e i suoi genitori si sono separati quando lui aveva 13 anni. Da ragazzo conobbe ad una festa Jeff Tones, con il quale iniziò la sua collaborazione artistica. Presero il nome di DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Principe fresco, che bello. Quando il duo riuscì a guadagnare popolarità, Smith iniziò a fare la bella vita: casa, macchine, gioielli. Nel 1989 arrivò l'incontro che gli cambiò la vita, quello con Benny Medina, che aveva un'idea originale su una sitcom basata sulla vita a Bel Air. E così nacque Willy, il principe di Bel Air. The Fresco Prince of Bel Air. Will interpretava fondamentalmente se stesso, un ragazzo di strada di Filadelfia trapiantato a Bel Air. Come ben sappiamo, la serie ebbe un successo clamoroso e andò avanti per 6 anni. E non ditemi che non conoscete la sigla a memoria. Se questa è la vita che fanno a Bel Air per me, poi tanto male non è. Contemporaneamente iniziò la carriera cinematografica. Il film 6 gradi di separazione lo fece conoscere alla critica, ma è con gli Action Bad Boys, Independence Day e Men in Black che si fa conoscere al grande pubblico, diventando una star globale. Dopo aver interpretato Muhammad Ali nel film Ali del 2001, che gli valse una candidatura agli Oscar come miglior attore protagonista, arrivano Io Robot, Itch, Hancock, Io Sono Leggenda e La ricerca della felicità del nostro Gabriele Muccino, grazie al quale si becca la sua seconda nomination all'Oscar come miglior attore. Nessuno è perfetto e anche Guglielmello ha qualche macchia sul suo curriculum, come il primo Razzie Awards per essere stato membro della peggior coppia cinematografica, assieme a Kevin Klein per Wild Wild West, e il secondo Razzie Awards per la peggior canzone originale per il singolo Wild Wild West. Inoltre qualche flop di pubblico e critica non è mancato, come After Earth. Ma con ben 5 nomination ai Golden Globe, 2 ai premi Oscar, 4 Grammy Awards in bacheca, 7 miliardi e mezzo di dollari raccolti al box office, non si può certo dichiarare un fallito. E poi, come accennavo, quest'anno ha interpretato anche Deadshot in Suicide Squad. Qualcos'altro? Ebbene sì, Collateral Beauty, dove interpreta un uomo che ha perso sua figlia. L'unica cosa che lo spinge ad andare avanti sono le lettere che scrive all'amore, al tempo e alla morte. E un giorno queste entità decidono di andare a trovarlo. Affianco a lui anche tante altre stelle come Helen Mirren, Keira Knightley, Kate Winslet e Edward Norton. William, nonna, ma invece ce l'hai a fidanzatina? A fidanzatina? Intanto si sposa l'attrice Cherie Fletcher nel 1992 e da lei ha anche il suo primo figlio, Willard Carroll III. Terzo, ma chi è? Ridder Montagnone, conosciuto come Trey Smith. Dai su, sì, famola breve, cioè. Ma la coppia divorzia nel 1995, però nel 97 se ne sposa un'altra, l'attrice Jada Pinkett, dalla quale ha altri 2 figli, Jaden Smith, che fa l'attore come lui, lo abbiamo visto bambino La ricerca della felicità e adolescente in After Earth, e Willow Smith, chiamata così in omaggio all'omonimo personaggio della serie TV Buffy l'ammazza vampiri. Lo sapevo che era in grande a Will. A grande. Allora, e voi che cosa ne pensate degli Smith? Vi piacciono? E Will? Qual è il vostro film preferito con Willone? Il mio penso che sia Io Robot. Vi ricordate quella scena? Mi scusi, sono allergico alle cazzate. Che taglio. Questo era tutto quello che avevo da dirvi per oggi. Grazie per aver visto questo video. Vi invito a passare sulle pagine di ScreenWeek.it per non perdere nessuna cine news, e di scaricare le app gratuite ScreenWeek TV e ScreenWeek Blog per non perdere i nostri contenuti ovunque voi siate. Io sono Violetta e mi trovate su tutti i social e su YouTube come Violetta Rocks, e anche su www.violetta.rocks. Ai prossimi appuntamenti. Ciao.